coscia mia, Luca mi fece da signore dello zampone, radama coscia mia, a Luca va senza coscia l'amico dell'amico mio, non ero gli argenti a misture, ero con me, ma era coscia mia, ma manca di casa con tutto. Con me curre ci tu la mare, l'abbiamo dovuta amputare e poi buttare. Così della munizia del genitore d'attenzione di minuto e quarto d'ora. Sentenzio al dottore professore che taglia coscia minuto e quarto d'ora. Era nera, dente che in gangrena. Ricetta bonana, mezzina lene, che morte e buona cazzo, sui manca la tela. Suosso, un cloro, un mucchi cane, nell'attesa senza voglia e senza pane, senza borsa della spesa, in attesa dell'attesa dell'attesa per fare spesa, che ne fate, che ne fate? Su osso con broro di indovani con un sapone in attesa delle trombe della resurrezione, mescata e consumata, messa storta e mazzucchiata, che ne fate, che ne fate? Si sa inzo ribaltabile e la giustizia è inevitabile, ve ne ruspegge una porta e si piurnata porta, chiusa sei l'ultima porta, ve ne ruspegge una porta. Ma io voglio coscia mia perché non mi ha preceduto nella tomba, in attesa del giudizio della tromba, Luca Van Gorla, signore dello Zalburga, basta a me la Isaac, non volevo sentire ragione. Per non perdere l'identità nell'evenienza, come l'esempio insegna, prima e anche nella morte, non basta marcarsi ogni una parte del proprio corpo. Noi siamo la specie in estinzione, rispondete l'addetto alla forma della cremazione. E Don Giacinto Parrucchiana, un anno dalla paralisi, ancora tutto teneva, ma niente del tutto che teneva con ottenevo come ottenevo, ma otteneva. All'inizio, vista la brutta situazione, ho detto che nulla essa ancora vivo dentro il forno della cremazione. Ma dopo un anno e più di riabilitazione, si riconosceva gaelico, sanscrito e latino, pronunciava una sola esclamazione, uno, uno, uno. Aveva perso milioni di parole da dentro un vocabolario scelto, tranne un appunto, uno, uno. E mi contava mamma, ma che ai tempi suoi, zelinda, senza braccia e senza gambe, sistemato come a terra un cielo alto, come a dire, tromba della resurrezione, dentro circolo era numero di attrazione. E creature lo buttavano al di là delle sbarre, caramelle e nocciolino solo su modulazione, ma tiravano al bersaglio e ogni colpo era uno sbaglio. Qualcuno più grosso che l'ha azzeccato su una dita incartata, vegettava. E essa senza braccio e senza gambe, con un chiasso mare che paradisava in tutto questo, voleva guadagnare, pure rispondeva, oh no, oh no. Il mangiafuoco a sera recuglieva il caramello e ne rivendeva più una roba dopo in bancarella. E essa sempre con un piastro mare che il paradiso almeno in tutto questo voleva conquistare, mangiava carte e caramelle e qui ci trova male. E ancora ci alluccava, uno, uno, uno. E va da notte, una principessa turca di bottino, sola, con mattitone abbandonata, che era una stazione, tesa da vicino all'ingastra come un granito, gridò convinta della sua misteriosa antica lingua. Ai, agatapi di me, che agatapi di me, terra, gnutto, ma recetta. E a terra s'agnuttettò veramente. Un potente faraone che nelle tante riconquiste spedizioni, qui per le circostanze e qui per le occasioni in battaglia subita progressiva con vive e costanti amputazioni, non sapendo cosa fare dei pezzi amputati, si fece una piramide innalzare con dentro una stanzuella peccerella peccerella e con al centro una cascia bella e pronta con il suo ritratto sul fondo a grandezza naturale. Presi i pezzi amputati nei conflitti suscitati che a sua volta erano stati incartati e conservati, e ognuno al posto predestinato dopo averlo scartocciato fu ben e pronto sistemato. E una volta luce, e un'altra volta la rotula del ginocchio, e una volta una reggia, e una volta un piezzo e lecchie, e una volta un osso dritto, e una volta fegato e soffritto, e una volta un dito, e una volta il lato e cigrito. Che aveva sostituito chi lei prima, che era già aiuto la città. E una volta un braccio. E una volta partenanzero pulpaccio. E una volta un incisivo. Ma quando mai? Che dicevo tirare io dentista? Siccome il dentista si sbagliava che non dovevo tirare l'incisivo, io sto buttando i denti da tombo con un rivo. E una volta un naso. E un'altra volta pure il pulpetto, rindonato. E una volta una rotata. Che era già precedentemente lesionata. E una volta una cosa molla fu invece lunga. E un'altra volta pure un corto solo culo. E quella volta il dottore ti fu amputato il fatto. Io stesso pensai, lo sapevi, dallo e dallo, ma trovo, me taglia e ci porto pure il pallo. E in quelle disastrate condizioni. Aiutato, si capisce. Ogni giorno che andava alla sua tomba da se stesso medesimo si adorava. Visto che nessuno lo cagava. Ma essi invece si insomma cagava, a carta messa stipava. E guardando dentro la cassa scoperchiata. Pareva una caccavella spuzzata in canzalata. Ma il faraone lo stesso non era contento. Le guerre in quei tempi assai frequenti, in ogni guerra le menomazioni come dire, assai costanti, e così partì. Cioè, qualcuno lo portò. Tornando sempre con un nuovo trofeo di se stesso medesimo che andava a ricordo con cui sul punto di vista della bara. Tanto che col tempo sembrò... Ma maschile, eh? Proprio come una zelinda senza braccia e senza gambe. Un giorno gli arrivava un grande ambasciatore, il faraone andò. Cioè, qualcuno lo portò. Con delta del Nilo.
subito, e in attesa dentro il suo girello alto coperto da un grande mantello scarlatto. Ma non marinara facendo un peggio, buttando la cima per dormire con la luna che c'è il piede dell'imperiale a Gigi. E un faraone per mettere a mare, chi il faraone può non sapeva mai nadare. E siccome non era strunzo, manca galleggiare. Con la corrente del fiume incominciò a intraprendere la via del mare. Ah, la via del mare. Nadalo! Dopo 7 giorni, immediatamente sistemata in coppa all'osso, si trovò solo il mantello di purpura rossa. Artallai, partaccati, ragazzi, faraone pure, ma il sintero sta. E in balia delle correnti di fumare ancora a lungo. Uno! Osa visto che vuoi vincere! E voi, che abbasso zitti e muti state il finale ad aspettare, se consolazione vi può dare, fra poco potete pure andare. Ma mi raccomando, mo che ascite. Sia ascite. Non facite come a me. Non contate niente a nessuno. Ne hai tanti, ne hanno uno. Non capiscono. Non vi credono. E poi vanno dicendo che siete voi che non vi spiegate. A volte chi racconta, racconta senza spiegare. Ma spesso nel raccontare non c'è niente da spiegare. Sparagnata. Le parole, sparagnata. Riducete il tutto all'uno, perché chi smette che creatura si trova che mano cagata, diceva una vecchia monaca all'Annunziata che raccoglieva mamma e creatura abbandonata. E quando se mi ecca, confessata, comunicata e sacramentata, non di certo manca dote di evacuata ciculata. E alla richiesta delle consorelle fra i denti, per nucchia sta mare, a Lucaia. Dopo 300 anni, a ciculata rintracciata rete inferriata sarà tutta infracciatata. Non ci stava manco più a chiesa l'annunziata per creatura e per mamma abbandonata, ma esso stesso poi scavata, prima di se stessa separata e sparpagliata, e poi è dato, piezza a piezza, in terra sconsacrata. Uno, uno, uno! Ho sapesse che può ricevere!